Io ve lo dico, se funziona anche questa volta ci vado tutti i giorni. Sto parlando del calcetto, motivo per cui purtroppo, perdonatemi, anche oggi non sarò in live. Dovremo aspettare mercoledì, ma lo sapete, non posso lasciarvi senza video. Non oggi, non il lunedì, quindi abbiamo da vedere la chiusura settimanale di Bitcoin, che è importantissima. Non quando abbiamo Croc che pompa fin dove solo Dio lo sa, quindi vogliamo un po' capire qual è la situazione e inoltre abbiamo un sacco di notizie, novità anche da condividere perché venerdì non ci siamo visti. Quindi ecco a voi la versione, come al solito, condensata della live in una ventina di minuti, purtroppo senza le vostre domande per le quali dovremo aspettare mercoledì. E lo stesso per parlare di Roma. Ma preferisco parlarne in live con voi. Parentesi, ho alcune piccole perle da condividere a riguardo, ma ne parleremo adesso. Tuffiamoci nell'analisi e nelle notizie di oggi perché ci sono un bel po' di cose da dire. Venite con me. Buonasera, amici criptoinvestitori, e ben ritrovati a tutti quanti. Come vedete, Bitcoin è alla resa dei conti. In base a questa settimana capiremo se l'intenzione è quella di ripartire verso un ritracciamento più profondo oppure se regge questo livello di supporto e rimbalziamo ancora, magari accumuliamo ancora un po' e perché no, carichiamo quello che potrebbe essere il movimento successivo che se si rivela appunto un'accumulazione e le probabilità aumentano perché vi ricordo che rimanere sopra, quindi lateralizzare sopra i vecchi massimi storici chiaramente propende per quello scenario e quindi dicevo se lateralizziamo sopra i vecchi massimi per lungo periodo carichiamo un movimento che una volta che parte potrebbe veramente dare delle grandi soddisfazioni, ma di questo ne parliamo alla fine perché adesso, prima appunto dell'analisi dei grafici, vi condivido qualche notizia interessante. Iniziamo dal fatto che iniziano finalmente le offerte del Black Friday, quindi io non so voi, ma io di solito rinnovo TradingView ogni Black Friday di ogni anno perché di fatto non ci sono mai durante l'anno dei prezzi così bassi. Come vedete, abbiamo fino al 60% in meno sul Premium, ma anche sul Pro e sul Pro Plus abbiamo meno 40, meno 50 e inoltre un mese regalato. Quindi veramente, se siete degli utilizzatori di TradingView e vi interessa l'abbonamento a pagamento, perché c'è anche, vi ricordo, quello gratuito, vi lascio il link in descrizione. Perché sicuramente è il momento migliore per acquistarlo. Anche qui sì, sono riuscito a ottenere un referral link pure su TradingView, ragazzi, sono il numero uno degli scillatori, lo so, però scherzi a parte, è veramente il momento giusto se siete interessati a questo tipo di servizio. Poi torniamo invece alle nostre cripto. E andiamo a vedere il nuovo launchpad di Bybit. Come mai ve lo mostro? Perché ormai abbiamo capito che insieme a quelli di Binance, anche quelli di Bybit sono delle sure bet, come si suol dire, dei guadagni pressoché sicuri. Gli ultimi che ci sono stati, che erano Genopez e quello prima di cui non ricordo nemmeno il nome, hanno fatto quasi 100 per al momento del listing. Guardate, questo è Genopez che al momento è 30 dollari e al momento del launchpad era sugli 0, qualcosa, quindi veramente ha fatto dei numeri importanti. Purtroppo non si riesce, cioè si fa fatica a ottenere un'allocazione alta, però di solito un po' di allocazione si riesce ad averla sempre perché va in base al numero di bit che si possiedono. I bit sono i token di BitDAO, quelli che ormai sono diventati come se fossero l'exchange coin di Bybit, mi sembra, e di fatto come su Binance c'è un periodo di snapshot che è quello in corso adesso, dove viene calcolata la media di quanti bit ognuno di noi possiede. Terminato lo snapshot, si fanno i loro calcoli di quanto allocare ad ogni partecipante e alla fine, se si accetta di partecipare, c'è la distribuzione. Il mio consiglio, se si hanno, attenzione, 50 o più bit, perché altrimenti non è possibile proprio partecipare per regola, è di
farlo lo stesso. Alla peggio si avranno pochi token, ma quei pochi token saranno comunque un gain assicurato. Quindi ve lo condivido proprio perché c'è da fare il cosiddetto opt-in, quindi alla fine, se avete 50 o più bit di media, dovete dire sì, voglio partecipare. Allora ve lo condivido perché sarebbe un'opportunità, secondo me, sprecata. Poi, rimanendo alle notizie principali, eccola, questa è una notizia non proprio di oggi, ma sapete, i giorni scorsi non ero molto sul pezzo con news e novità e cose varie, poiché ero a Roma, ne parleremo a tal proposito mercoledì, ma è uscita una notizia che fa riflettere, ecco. L'El Salvador vuole costruire quella che chiama Bitcoin City, ovvero una città Bitcoin centrica di fatto, dove l'intera economia è basata su Bitcoin, sarà alimentata da un vulcano, quindi a zero emissioni, completamente autonoma da un punto di vista energetico e priva di qualsiasi tipo di tassa, tassa sul lavoro, tassa sul capital gain, tassa sulle proprietà, completamente tax free. E stando ad una dichiarazione, guardate, ve l'ho riportata qua, di Samson Mao, che è il CSO di Blockstream, che è un provider di infrastrutture blockchain, un'azienda che dà infrastrutture blockchain, lui dice che questi passi potrebbero, questa è un'affermazione un pelino iperbolica, però vorrei lanciare la riflessione proprio su questo, ciò potrebbe rendere l'El Salvador il centro finanziario del mondo. Adesso sappiamo molto bene che siamo lontani da uno scenario di questo tipo, però io vi butto lì questa domanda. Secondo voi tutti questi step pro Bitcoin potrebbero portare l'El Salvador a recuperare un qualche, come dire, una forza da un punto di vista economico e finanziario? Ricordiamoci che nasce come paese del terzo mondo, sottosviluppato, e se così fosse, sarebbe sicuramente un caso studio interessante anche per gli altri stati, un po' estremo ma interessante. Quindi io vi chiedo, cosa ne pensate di tutto ciò? Fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Ora, e tra l'altro, giusto per fare le cose in piccolo, vogliono fare una giga piazza centrale con il simbolo di Bitcoin in bella vista. Ma immaginatevi voi cosa potrebbe saltare fuori. Ah, il costo 17 billions. E tra l'altro iFinex, Bitfinex, sta facendo una partnership proprio con lo Stato dell'El Salvador per erogare dei bond, quindi dei titoli di debito, miliardari, proprio al fine di ottenere la liquidità, nonché, cioè, soprattutto in Bitcoin, necessaria a finanziare tutto ciò. È veramente un esperimento finanziario molto, non lo so, su cui riflettere, perché sarebbe stato impossibile, nonché assurdo, fino a poco tempo fa. Andiamo avanti con qualche notizia relativa alla DeFi, che ovviamente è sempre la nostra passione. Uno, Terra, blockchain Terra, mondo Terra, Stader Labs, piattaforma di staking, in realtà, che permette, cioè lo scopo di questa piattaforma è agevolare lo staking all'utente, ovvero lo staking viene fatto su questa dApp, su questa piattaforma, e cosa fa lei per noi? Ci va a scegliere i validatori in modo da ottimizzare il rendimento, massimizzare quella che è la decentralizzazione del network e ottimizzare anche la gestione degli airdrop. Cosa vuol dire? Come vedete, noi, se andiamo sulla dApp sotto Pools, ci fa scegliere tra gli stake pools disponibili. Abbiamo Blue Chip, quindi quello tra virgolette classico, che ha una come filtro uptime sopra il 99,9 del validatore e attivo da più di 6 mesi, questo per proteggere soprattutto dallo slashing. Poi abbiamo Community, che invece punta alla diversificazione su vari validatori, appunto per la decentralizzazione. Airdrops Plus, per scegliere quei validatori con massima affidabilità, questa è una caratteristica chiaramente comune a tutti e tre i pool, ma sapete che alcuni validatori, ad esempio Orion, per dirne uno recente, vanno a airdroppare più token a coloro che mettono in staking, scusate, i Luna tramite loro, ok? Per chiaramente attirare più deleghe. E quindi questo pool va a seguire un po' questo metodo, ecco, di andare a delegare, di andare a dare appunto i nostri Luna a coloro che massimizzano gli airdrop
a chi gli delega. Questo è un po' lo scopo iniziale di Stader Labs. L'APR, vedete, tra l'altro l'APR di staking di Luna è cresciuto moltissimo in questo periodo dopo Columbus 5 per l'elevato utilizzo del network. Vi ricordo che lo staking di Luna è proporzionale in rendimento al signoraggio, al volume di signoraggio chiaramente tra Luna e le varie stablecoin, alle fee che vengono spese sul network stesso, e quindi queste due significano che più domanda per gli asset su Terra ci sono e più si alza l'APR, e più è intenso l'utilizzo del network e più si alza l'APR. E di fatto abbiamo avuto un notevole incremento dopo l'inizio del burn di quel grosso pool di Luna, se vi ricordate, che era il community pool, proprio perché si è andata a ridurre in maniera drastica la supply di Luna. Comunque, oltre a questo, in questo periodo, in questo mese, in questi 30 giorni intendo, c'è quell'evento che si chiama Community Farming, ovvero Stader Labs va a fare una distribuzione iniziale del suo token SD, come a chi va a mettere liquidità in questi pool proprio nel periodo di community farming. Come funziona? Funziona che anziché darci l'APR come farebbe normalmente in Luna, piccola parentesi, scusate che non vi ho detto, questo APR include anche gli airdrop, perché di fatto andando a mettere in staking in questi pool vedete che anche gli airdrop vengono chiaramente ricevuti da chi dà la liquidità. Gli airdrop non vengono convertiti, attenzione, in Luna o in niente, ma vengono dati sotto forma delle loro coin. Nel community farming l'APR viene dato in SD anziché in Luna oppure in airdrop, ok? Quindi, piccola precisazione anche qui, in SD tutto ciò che non è airdrop, ok? Perché l'airdrop viene sempre dato sotto forma dei loro token, tutto il resto viene dato invece in SD, anche le stablecoin, perché sapete che mettendo in staking Luna si ricevono anche a volte stablecoin come ricompensa. Poi, sviluppi futuri di SD sono di Stader Labs, sono anche il dare la possibilità di fare liquid staking, quindi lo staking che dà in cambio anche un token liquido che si può utilizzare come collaterale altrove, strategie, che adesso non ce n'è nessuna a disposizione, ma verranno, come vedete, messe in piedi delle strategie di auto-compound, di gestione delle ricompense, finalizzate ovviamente a massimizzare il rendimento. Per il momento, essendoci il community farming, come vedete le reward verranno convertite in SD token. All'interno di portfolio, del menu portfolio, si può andare a vedere di 3 ore in 3 ore, se non ricordo male, adesso vediamo, ce lo dirà. Comunque si può vedere quanti token SD in base alla liquidità depositata abbiamo accumulato. Ecco qua, sì, ogni 3 ore. E si può poi andare a fare il claim. Ultima cosa, perché mi ero dimenticato di dirla prima, è che ci sono dei limiti alla liquidità massima che si può depositare. Vedete che qua dice TVL cap di 216.000, quello che è Luna, raggiunto. Perché c'è un hard cap per ogni pool, 200.000, 200.000, 200.000, ok? E in sostanza quello che accade è che viene cappato il deposito massimo e questo cap viene esteso un po' alla volta ogni giorno. Quindi domani alla luna del pomeriggio UTC, quindi alle 3 ora italiana, viene esteso l'hard cap e quindi si può di fatto depositare ancora. E bisognerà correre, secondo me, perché oggi è andato veramente a ruba, si sono fiondati dentro in pochissimo tempo. E questo è la parentesi Terra. Poi torniamo invece su Ethereum per i più tradizionalisti, nonché balene, lasciatemi dire, però interessante perché è arrivata, o meglio, la proposta su Curve di andare ad aggiungere il pool 3EUR, si chiama, che è il 3 pool di stablecoin in euro. Quindi AGEUR, EURT, EURS sarà il pool. AGEUR è quella di Angle Protocol, che è un protocollo di stablecoin sovracollateralizzato di cui magari parleremo in un'altra, in separata sede. Sarà si chiama GOGE in Curve, i pool si chiamano così, e sarà incentivato. E insomma, per chi si vuol rimanere esposto all'euro e non al dollaro, per diversificare, perché no,
l'esposizione sulle varie valute, il suo paniere valutario potrebbe essere un'ottima opportunità, soprattutto all'inizio, che di solito funzionano, che all'inizio hanno delle ricompense molto allettanti. Ultimissima cosa, poi andiamo ai grafici. Altra notizia veramente valida dal punto di vista dei farmer, mi viene da ridere perché quando vedo questi APY ormai non riesco a non strappare una risata, è il farming che è arrivato su Myer Exchange, che è il DEX di Elrond, il primo DEX su Elrond. Lo aspettavamo da tempo, finalmente è arrivato. Abbiamo già un TVL superiore ai 2 miliardi, è pazzesca la velocità con cui la liquidità è confluita qui dentro, e nonostante il TVL così alto, gli APY sono altrettanto allettanti, perché ve l'ho detto, i farm attuali sono sul pool Eagle Max del 2600% di APR, quindi voi potete fare due calcoli andando a dividere per 365 e vedere il rendimento giornaliero, completamente folle. Eagle USDC è del 1739%. Tra i due, vi dico la verità, forse preferisco Eagle Max anche lato in permanent loss, perché Eagle USDC tende ad essere un pelo più volatile. Poi c'è il cosiddetto single side staking di Max, che è il token di Myer, che invece rende solo un umile 520%. Questo è il funzionamento di base. Poi, volendo, per chi vuole vincolare le reward che va a ottenere, è possibile scegliere di riceverle. Vediamo se riesco a collegarmi o se mi fa di nuovo. No, vabbè, lasciamo stare, mi fa riloggare. Allora, ritorniamo, scusate, su Myer. Il discorso era che chi vuole andare a vincolare le reward, anziché sbloccarle subito, per un anno e sei mesi, attenzione, è tanto, però si riceve il doppio dell'APR. Il funzionamento è questo: quando immaginatevelo, poi magari facciamo un video dedicato se vi va, se vi interessa approfondire, però il discorso è che se vogliamo, nel momento in cui andiamo a mettere in staking il token LP, perché il procedimento è sempre liquidity, vado a scegliere il pool, vado ad aggiungere la mia liquidità, ottengo il token LP e il token LP lo vado a mettere in staking qua. Quindi esattamente come accade, per capirci, su PancakeSwap e sugli altri DEX. Una volta che metto in staking mi verrà chiesto se io voglio andare a vincolare le reward oppure no. Se le voglio vincolare, al posto dei MAX mi vengono dati gli LK MAX, che sta per Locked MAX, bloccati. Il blocco funziona che dopo 365 giorni viene sbloccata una prima parte e poi nel giro di 6 mesi, non ricordo bene con che curva, però più o meno linearmente, diciamo, poi ve l'ho detto, approfondiremo se vi interessa in un video a parte, però c'è lo sblocco del restante. Nel frattempo questi LK Max si possono mettere, diciamo, a lavorare anche loro in qualche modo, però l'obiettivo finale soprattutto è boostare l'APR del doppio in cambio di un vesting di lunga durata. Però fate attenzione, perché è veramente lunga come durata, non sono pochi mesi, si tratta di un anno e mezzo. Poi che altro si può dire? Ecco, attenzione che se fate unstake durante le prime 96 ore, ok, vedete che qua è, come dire, viene evidenziato ciò, c'è una penalità dell'1%, quindi non fate dentro e fuori, cioè non entrate se non siete convinti di rimanere almeno qualche giorno, perché altrimenti c'è il rischio di ricevere la penalità, una piccola, come dire, fee sull'uscita anticipata. Questo era quanto, ve l'ho detto, se volete approfondire il farming su Myer, magari ci facciamo un mini video dedicato con tutti i passaggi. Per adesso andiamo a concludere guardando due grafici. Partiamo proprio da Bitcoin. Abbiamo detto che Bitcoin si trova in una situazione in cui si deve decidere. Deve decidere se perdere questo supporto, questo tra i 57.500 e i 60.000, oppure se utilizzarlo di nuovo come supporto. E sarebbe molto bello, perché guardate bene i volumi come sono distribuiti. Il grosso dei volumi, abbiamo un pool abbastanza concentrato intorno ai 61.000, però si vedrà meglio sul daily, e invece un pool più distribuito, più su alto time frame, qua in zona 54-58, dove siamo ora.
Quindi dobbiamo un po' capire se questo pool vuole essere un supporto, quindi un po' di area di accumulazione dove i buyer si fanno sentire, oppure se tutta questa zona diventa una zona di distribuzione e bisogna in tal caso aspettarsi un attimino di ritracciamento più cattivo. E qua sotto, 47-48, nel caso sarebbe il prossimo target, stando un'analisi appunto volumetrica di questo tipo. Quindi, facendo il disegnino, no, da sfera di cristallo, potremmo avere o la ipotesi 1, quindi supporto, i buyer si fanno sentire, vanno a sostenere il prezzo, vanno a comprare, ci riportano qua sopra e rientriamo in uno scenario vuoi di lateralità, comunque di range, ecco, perché questa è la struttura che conserveremmo, saremmo bullish perché questa struttura manterrebbe un range superiore ai vecchi massimi, quindi sarebbe come fare tac, tac e così, e poi di solito vedete che queste situazioni sono tendenzialmente accumulative. Qua si parla di banali probabilità. Al contrario, se abbiamo l'offerta che vince, abbiamo soltanto un primo segno per adesso di offerta all'attacco, che è questa candelona rossa. La settimana scorsa purtroppo non è stata bella lato grafico, perché abbiamo avuto un candelone engulfing bearish che si è rimangiato tutte queste quattro candeline piccole adirezionali e ci ha sbattuto sui 57.500. Adesso, se non c'è follow up ribassista, allora meglio, perché significherebbe che, come dire, abbiamo un rimbalzo, abbiamo una situazione di mantenimento della domanda stessa e quindi un po' di equilibrio. Se al contrario abbiamo follow up, molto male, perché insomma non avremmo il mantenimento del supporto e andremo ad invalidare soprattutto questa struttura. Quindi bisogna fare attenzione lì. Il daily non aggiunge altro, perché vedete aggiunge solo un attimino di indecisione su questo ultimo movimento, su quest'ultimo attacco ai low. Abbiamo avuto lo sweep che però ha assorbito e adesso c'è da vedere bene come ci comportiamo proprio con questo nuovo low. Andando a vedere qualcos'altro sempre sul settimanale, si nota che Ethereum Bitcoin è configurato invece non male, perché guardate, ha reagito bene qua in quest'ultimo bottom, è ripartito a rialzo, ma di nuovo il macro, la struttura macroscopica è laterale e non c'è particolare reazione, particolare vigore. Dobbiamo vedere adesso se vogliamo andare finalmente a rompere questo benedetto range, oppure se vogliamo andare a di nuovo a fare oscillazioni su oscillazioni. Sta di fatto che finché non si decide da una parte o dall'altra, o comunque non mostra un po' di volumi anche all'interno del range, a me non viene voglia di aprire posizioni. Vi ho promesso di guardare CRO e guardiamo CRO, poi guardiamo anche Avalanche, perché me l'avevate chiesto su Telegram. Allora, CRO è arrivato a 70 e oltre centesimi e qualcuno mi chiede dove può arrivare. Allora, è una domanda che non ha risposta questa, perché nessuno lo può sapere. La risposta che mi sento di dare è che al momento non mi verrebbe voglia di aprire posizioni long o comunque di entrare. Perché? Perché è iperesteso. Ha appena fatto un per 3 dai suoi vecchi massimi, anzi quasi per 4. E non lo so a voi, ma a me non viene voglia di acquistare una coin quando ha fatto da poco per 3x4 dai vecchi massimi. Neanche fosse Bitcoin, neanche fosse Ethereum, neanche fosse Luna, nemmeno fossero le mie coin preferite. Fidatevi che il mercato è ciclico, magari domani continua a salire, dopodomani ancora, però non è questo che ci dovrebbe interessare se siamo investitori. A parte che è da mesi che parliamo di CRO e delle implicazioni bullish della Cronos Chain, del marketing e di quant'altro, quindi se uno voleva investire ha avuto tutto il tempo del mondo. Adesso che ha appena rotto i massimi e li ha triplicati, forse è il momento peggiore per farlo. Ci sarà sicuramente una fase di storno prima o dopo, si può attendere quella o si può tranquillamente impostare delle strategie di lungo termine, quale il piano d'accumulo, se si vuole andare a utilizzare un approccio da investitore. Questo è il discorso. Quindi se si vuole fare un trade perché si è visti magari sul time frame un'ora o sull'intraday qualcosa, è un conto, ma dire io voglio investire, voglio aprire una posizione, voglio costruire una posizione di medio-lungo periodo, farlo al triplo dei massimi subito dopo che ha avuto un pump del genere,
sinceramente, per quanto io sia bullish su CRO, sia chiaro, sia bullish su tutto l'ecosistema crypto.com e sulla Kronos Chain e quant'altro, non mi sembra proprio il momento migliore per un discorso mero di rischio e rendimento, tutto lì. Avalanche si può andare a inquadrare esattamente nello stesso contesto. Abbiamo avuto da poco una rottura dei massimi, con tanto tra l'altro di retest, quindi volendo c'era una piccola opportunità di trade, ma il discorso non cambia. Guardate anche il settimanale, molto esteso, e in generale è una regola che vale sempre, cioè entrare in una situazione del genere ci fa porre alcune domande, tipo ma se entro adesso, qual è il mio obiettivo? Cioè, se il mio obiettivo è a lungo termine, torniamo al discorso di prima, non c'è da fare un entry così puntuale. Se il mio discorso è fare un trade, allora io dove vado a mettere il take profit? Dove metto lo stop loss? Cioè, o mi organizzo magari su un time frame più breve, o altrimenti va a finire che sto agendo in maniera compulsiva e da gambler, ecco, sto facendo una scommessa, cosa sulla quale bisogna essere estremamente cauti. Quindi invito sempre alla cautela e, per quanto ripeto io sono il primo ad essere bullish, invito alla calma nell'aprire posizioni. Amici, questo è quanto, vi chiedo di nuovo scusa per l'assenza oggi, ma recupereremo, avete la mia parola, mercoledì. Nel frattempo io vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.